Ciao a tutti i ragazzi qui da Box. Oggi, come potete vedere, abbiamo una novità. Abbiamo un KTM 450 AXC con kit Motard, kit tuning, livello 1254. Vi faccio vedere brevemente come può cambiare il colore. Il colore può essere l'ufficiale, tutti i vari metallizzati classici, come potete vedere, quindi il classico colore, opachi. Qualche colore, tipo questo fucsia che diventerà il mio assolutamente. L'iridescente, che a me piace moltissimo, questo tipo di arancione, ma non lo mettiamo. Cromato, che diventerebbe poi così, ma è orribile. Anodizzato, che sarebbe il vero colore KTM. E questo è il colore fanale. Il fanale può essere o così o così. Io lo lascerei così originale. Scarico puramente estetico. Abbiamo la Krapovic, abbiamo questo. Io però ho messo il doppio scarico nero, nero arancione, però io direi che adesso è ora di mettere la Krapovic, perché sono trasgressivo. I cerchi, possiamo mettere solo questi che sono gli ufficiali, ma gli lascio quelli bicolore. La carenatura c'è questa, che è un po' diversa, ma non cambia praticamente niente. Il parafango anteriore c'è quello piccolo da motardo, ma mi piace quello più lungo da cross. Prestazioni, a livello di prestazioni troviamo un motore 450. Elaboratissimo in questo caso qua, con 157 cavalli, 115 Nm coppia, ossia 11,5 kg, e un peso di 182 kg. Terreno preferito, la strada. Allora, abbiamo tutto al massimo, abbiamo tutto a livello 50, come vedete abbiamo un punti danno 90, moderna moto e via. Io direi di andare a provare a fare, magari, che ne dite, una garetta con questa, no, una garetta, sì, dai, una garetta, veramente una bestia, non l'ho ancora provata. Non è un fumo di guerra, però in terza diciamo che riusciamo ancora a impennarlo. Quindi è veramente divertente a guidare. Vado in piega, non è una gran piega. Oh! In quarta si impenna! Ok, direi che è ora di fare i seri. E di andare in... Ah, ci sono tacco di inizio, questa è prova, esplorazione, fazione. Come definiti? Storia, prove, esplorazione, fazione, sfide, hop, drive, hop, club. Bottino intelligente è una gran cagata, a mio parere. Però, vabbè, non so chi sono io. I giocatori ci sono abbastanza. Il summit, tag predefiniti. Ah, non mi dà più le garette come una volta. Non me le dà più, signori. Non mi dà più le gare. Che palle. Come mai non mi dà più le gare? Possiamo fare missioni storia? Scusa, ma io non posso farlo con la moto. Ah, prove. Esplorazione, fazione. Ah, è gara fazione, quella qua. Vediamo se riusciamo a trovare quella con la moto. Troppo, più di un'ora. Possiamo fare questa. Sì, in fuga dal paese. Direi di farla. Gioca! Ok signori, stiamo per fare la nostra prima gara col KTM 450, un micro test drive, durerà circa una ventina di minuti, quindi non tantissimo. Non sono, mi sono ancora mai schiantato col KTM Motard, quindi non saprei se cade o altro. Sinceramente, non lo so. Non è esattamente un fulmine di guerra, il rumore è totalmente diverso dall'originale. Vai, vai. Là 2,20 col motard. Io non oso immaginare cosa succederà quando raggiungiamo il top speed di questa moto. Stiamo andando veramente come disperati. Guarda che roba. Piega. Opla. 2,30, 2,40, 2,50. Sfido chiunque a fare i 260 all'ora con un KTM 450, Motard, pur essendo quel porco. Ah, la vita non mi va giù se impenno. Tanto tempo non ne ho, 43 km da fare, ma sto andando relativamente forte. Ok, esco abbastanza forte, chiudo, spingo qua. Bene, bene. Ah, Siro. Vabbè.
se mi impegno riesco a farvi un'impennata atomica. Hai dei freni che fanno schifo, eh. Ah, la quarta non la tiene benissimo, ma è un dettaglio minimo. Siamo a meno di metà vita, abbiamo fatto 2 km, bene, 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 mi fa molto piacere. Opla. Sì, i freni fanno veramente schifo, eh. Io me la tengo sui quarti, signori. Sui quarti. Dobbiamo prendere così. È una frenata, lascia un po' desiderare, devo dire, eh. Adesso dai, attenzione, adesso si comincia a tirare, eh. Autostrada, vai. 220, 230, 240, 250, 260. Sfido chiunque a fare questa velocità con un motardo. 280 e c'ho ancora la sesta. Vai. Dai. Attenzione. Sesta. C'è anche il nostro. 300. 320. Cioè qua do fuoco all'R1, signori, do fuoco all'R1. Fantastico, 300 all'ora con un KTM, è motard. E la cosa bella è che la giacca è talmente dura che il vento non si nota. Beh, la manovrabilità è veramente ottima, eh. Attenzione. Oh, 330. Voglio vedere, io vorrei avere anche una moto così. Do via veramente all'R1, sfido chiunque a starmi dietro con l'R1. Beh, più o meno sì, dai, l'R1 si può anche stare, hai 300 metri, mi hanno avuto la strada 1000, questo è un 450, beh, elaborato, però fai 300 metri all'ora è impossibile. Oh, oh, piano. Se avete delle, se vedete che faccio delle pause per concentrarmi, perché non è così facile controllare sta motoretta. Ve lo devo dire. Hai 240 là, impegno 240. Non ce la farà mai, vabbè, è normale. Con l'acra poi c'è veramente bellina, eh? Con l'acra. Beh, si riesce a tirare su poi di leva. Ah, qua non è ancora sterrato, capito. Ecco perché tiene. Guarda che fare delle pieghe con un motarda e c'hai 210 così è impossibile. Questo andrebbe settato un po'. Magari dargli un po' più di accelerazione, ma non fargli fare questo tipo di cose, perché così è veramente irreale. Non oso immaginare il Diavel o il BMW lì, il 1000. Cioè veramente fuori testa. Adesso farò tutte puntate in cui farò vedere le varie moto. Farò soprattutto i modelli tuning. Molti hanno addirittura solo il modello Extreme, o il Diavel mi sembra. Quindi va più che bene, farò soprattutto le moto, adesso le farò tutte, quindi preparatevi. Comincerò dalla prima, questa sarebbe già la seconda, a livello di prestazioni in negozio, ma... Vabbè, siamo a due tempi sta robetta. Tutta sulla ruota. E poi c'è anche un Harley da quello che ho visto e direi che qua lì potrebbe quasi essere divertente come questa. Questa qua è fantastica, io aspettavo un gioco come motardo, veramente è un gioco che lo aspettavo da tanto, veramente tanto. Perché voi sapete che io sono un motardista e un gioco come motardo mi fa impazzire. Cioè d'ora in poi userò solo questo, tanto va più forte delle macchine, ha una manovrabilità mostruosa. Ah, sono entrato lungo. Esco dalla curva così un po' in piega. E via, e poi esce. La vita sta scendendo radicalmente. Della fatta, signori. Oh, ma dai! Ci vorrebbero dei checkpoint. Perché adesso laghi, spiegami per quale arcano motivo. Adesso no. E se ne va così.
andrebbe ottimizzato un attimo meglio, perché hanno cambiato la grafica da quello che ho visto. Ma non c'è tutta questa differenza rispetto a prima, devo dire. Ma io mi sono chiesto una cosa, vedo che ha due collettori che lo scarico, no? Di fianco. Ma scusate, ma è monocilindrica il KTM, quindi non so come mai è a doppio collettore come se avesse due cilindri. Scrivetelo sotto nei commenti, voi che ne sapete più di me sicuramente. Esco un po' sportivo, va. Oh. Che penso. Eccezionale, eh. Si alza di potenza, fantastico. Forza, hai 160 all'ora. Le moto che è in terza, motarda, fai 160 all'ora, signori, vuoi che non si alza quel porco impestato? Madonna, che stecche! Uno normale sarebbe morto, come minimo. 21 km, non ce la faccio come vita. Oh, diventando un buio, e questa è una cosa molto bella. Hanno messo il coso dinamico, piove, adesso diminuirà la manovrabilità. Da quello che ho letto, sono un po' fottuti però. Vedo già che è diminuito, signore, avete visto? Ho già rischiato. Là! Signori, là! Dopo ci cambiamo l'abbigliamento del nostro mese, del nostro protagonista. Per dargli un abbigliamento più tecnico rispetto a sta cagata. Così ci sta, eh. Solo sul motard dei 320 all'ora io avrei preferito avere una tuta un po' seria, non sta giacchetta alla grease style. Però ci accontentiamo di quello che passa il convento piano. Questo, piano. Frena, frena, frena. Oh! Opa! Ci vuole buona strada, devo farvi vedere che si riesce veramente a fare le gran cose con questa moto. Ma porca, ho perso un po' di vita di nuovo. A parte che va veramente forte, slitta. Non può slittare, dai. O si alza, ma slittare la vedo veramente dura. Freni inesistenti, guardate che roba. Guardate che quanta vita ho. Cioè, questo mi ha rotto la moto. Continua, vabbè, dai, non importa, magari ci facciamo una garetta più corta. Comunque avete visto, è fantastica. Buio. È buio grande. Vediamo un attimo. Con la moto. Cosa mi dà con la moto? Supersonica. Corsa sulla costa. Gioca. Dai, vabbè, facciamocela. Giusto per provare un secondo. Qua lì era in singolo, quindi mi trovavo bene. Veicolo, livello veicolo consigliato 1250. Sono da solo? Sì, vero? Sì, sono da solo. Qua si va il ponte. Il ponte, qua ci spariamo un'impennata. Rumore al minimo è molto molto simile, devo dire. Oh, signori, oh signori, grandi numeri. Sono sul canale di Dabox HD. E te la tiro su in quarta, zio. Ah, quel porco. Vabbè, dai, zio, andiamo. Il nostro è totalmente inutile, come un culo in cucina sul lavandino. In quinta si impenna col nostro. Oh! Hai 200 all'ora, il signore, riusciamo a impennare. Cioè, 10 minuti per fare 30 km. Devo andare forte, signore. Si gioca bene adesso. Questa la voglio vincere. Si vince poco, ma vabbè, non importa. È per far vedere la moto come si comporta. Opla. Un cannone.
Grandi sospensioni ha messo con questa moto, eh. Di per sé già nella vita reale questa moto qua ha delle grandissime sospensioni, a livello di ciclistica è fatta davvero davvero bene. Difficile tampone i freni, mi sembra strano su sto gioco qua di fi... Cosa? Non importa. Non capisco cosa io abbia fatto. Però vabbè, saranno dettagli minimi. Opla, opla. Senti che musica, signore, come vi carica. Questo solo sul canale di Dabox HD, mi raccomando, like. Opla, un italiano a Francisco, signore, a San Francisco. Opli, non si vede. Luce azzerata, ma è normale. Può sembra una moto motardo, un motard, da cross, di per sé nata un cross. Può stare che non abbia un impianto di illuminazione pazzesco, anche se la mia aveva un impianto di illuminazione. Così io, cosa ho appena fatto, signore? Ero ai 170 euro sull'erba. Vabbè. Dura un po' tanto però la notte, devo dire. Dovrebbe durare un po' meno di più la notte e un po' di più il giorno, a mio parere, per avere un minimo di stacco, perché di notte così si vede veramente poco, diventa veramente difficile sia per me sia per voi di vedere. Non vedo per quale motivo debba durare così tanto la notte. Sono immortale, signori, sono immortale. 20 km in 9 minuti, non ce la faccio. Io sono pessimista, signori. Voglio farò questa gara in modo pessimistico, così almeno riusciamo. Spero si dica pessimistico. Così se vinciamo sono più contento. Madonna, arrivo in curva ai 200. Permesso. Ormai che qua ragazzi c'è da divertirsi veramente un sacco con la moto. Dice state, guardate che strade. Avendo questo tipo di mortalità però, eh. Chissà come non frena. Non frena. Opla. Ha una frenata veramente spugnosa, a mio parere. Veramente, veramente spugnosa. Opla, così. Spero che voi riusciate a vedere qualcosa. Ho la luminosità al massimo, io quindi più di così non riesco a farvi vedere. Una grandissima atmosfera ho dato a questo tipo di gioco. La candela. Si va la candela prima della curva. Grande. Chicane. Entra molto forte. Siamo andati in pista, molto molto... Mia raga, ci provo. Porca puttana. Guarda che roba, signori. Mamma mia. Questo qua lo dobbiamo rifare di giorno, assolutamente. Pensate andare a questo ritmo, è impossibile. No, soprattutto ai 140-150 all'ora in curve così. Opla. Mamma mia signori, guardate che roba che vi sto portando, guardate che tipo di effetto che fa. Qua sarei morto di 5 volte. Opla. Io taglio un po', vabbè, questo è un dettaglio minimo, quando abbiamo le... Impennata signori, impennata. Opla. Mamma mia che grande guida da parte di Dabox, 17 km in 6 minuti, ce la faccio. Ce la dovrei fare almeno. Cioè 200 all'ora come ridere. Yes. Eh beh, se uno non usa così motarda è un coglione. Opla, sono a metà gara. Questa la dobbiamo fare di giorno, con questa in prima persona così diventa fantastico. Fidatevi. Vai 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 vai. Staccata termoatomica. Grande piega. Oh, oh. Opla. Ah, l'ho toccato. Volevo entrargli un po' a destra e passarlo, ma non ce l'ho fatta. Che brutto. Sempre buio però, diventa più giorno qua. Oppla, in macchina c'è la febbre che ha dei fari diversi, qua diventa veramente duro, io mi baso soprattutto solo sulla minimappa.
Quindi immaginate? Vabbè, vabbè. C'è un attimo di bug come avete visto. Avete visto il conto chilometri? C'è un attimo buggato. Oh, così. 14 km, madonna, stiamo andando a buon ritmo. Cioè, se non io impegno 230 all'ora, mettetevi a posto, fatelo con la Mini Cooper. Oh, grande rischio da parte di Dubbox. Guarda in faccia nessuno. Impende e basta lui. Madonna ragazzi, se potete comprartevela, compratevela assolutamente, lo dico da... Sono emozionato come un bambino. Grande salto, grande, grande salto. 60, calma. Stiamo andando con calma, andiamo forte, perché mica stiamo facendo le corse. Cioè sì, però vabbè, è un dettaglio minimo. Qua fai più fatica rispetto a prima. Magari c'è un attimo di salita. Oh, a furia di tirarlo così l'ho spompato. Curva ai 260 all'ora, signori. Roba dell'altro mondo, al limite dell'evoluto. Oppla. Ah! Non si può impennare di notte perché non si vede niente. 8 km. Mi butto qua da perverso, giù 2 marce di traverso. Guarda la roba. Oh, grandissimo. Oh, Madonna. È entrato. No, signori, avevo uno slancio senza senso. Oh, sentite musica. Voilà la lei. Voilà la niga niga. Frena. Madonna, che fatica. Opla, rotonda. Oh, prende curva. Porca Eva. Bagascia o Feva. I 70 all'ora in prima ci sta, eh. Passo. Vado. Ah, l'ho toccata malapena, ma è andata bene, va. Opla. Quanto è tutto, questo qua. Oh, giorno, che bello. Non spero di non fare una puntata troppo lunga, ma non penso. Provate a fare una leva così. Con un KTM 450 Motard ai 220. Quel porco. Hashtag KTM 450 forever. Voglio sotto nei commenti. Voglio tanti like per questo video. Sono io il primo in Italia a portarvi il KTM 450 Motard su un gioco di elaborazione. Andiamo. Becca. Becca e porta a casa. Becca, no! Non posso, non può essere sempre domenica, signori. Ho 3 ore e 30 di... Ah, sono le 3 e 31 del mattino e fa già giorno. 2 minuti, ce la faccio. Una volta impennavo anch'io così, una volta, bei tempi, ero giovane. Parlo di 2-3 anni fa, impennavo anch'io così. Il TM125 Black Edition, Black Dream a dire il vero. Bei tempi. L'80 impenno. Grande, grande tipo, grande. Ce l'abbiamo fatta, sì. Guardate che bellezza. È una bellezza. Non mi dare un pezzo, non sei mai chi di ispirazione, cioè, dammi, devi dare un 50. 50! Accelerazione, ma lo montiamo subito. Grandissimo. Guardate che disco, bello Brembo. Oh. Cioè, ma se vedi che sto impennando, ma devi fermarti.
roba. Oh. Dove te la impenno? Oh, che roba. Signore, io direi che l'appuntamento di oggi può finire qui, spero che il video vi sia piaciuto, come al solito lasciate un commento e un mi piace. Qua sotto sono curioso di sapere come la pensate, se la pensate come me che sono il primo in Italia a portarvi un KTM 450 Mottard, scrivetelo sotto i commenti e lasciate un bel like, se no lasciatelo comunque, lasciate un bel commento. Quindi, un saluto da...